concludiamo facendo vedere a Minutes come se gioca Vlad, va bene? Ditemi il ruolo in cui volete vedere Vlad, però. Io dico Eddie Carry. O volete top lane come ha fatto Minutes? Mid. Facciamo Phil. In qualsiasi ruolo, capiteremo, giocheremo Vladimir, che sia top, che sia mid, che sia di carry. In caso di jungle, giocheremo quello che ho. In caso di support, giocheremo Brand. No, ragazzi, non posso. No, ragazzi, non mi fate giocare Vlad contro Olaf, vero? I fiumi si tingeranno di rosso. Ho dato il face la Sherry, ragazzi, mi pare. Però. Oh. Mamma mia, che codardi. Mamma mia, che codardi. Contro Olaf, face l'obbligatorio. Minutes, ma l'hai mai visto il mio Vlad? Potrei giocarti un matchup mid contro Malzar e fare 1v9. Giocare mid contro Kassadin e fare 1v9 o 1v9, insomma, hai capito? Spero di capitare contro una Nivea blind, quindi ti faccio vedere il mio Vladimir leggendario. Ti ricordo, Minutes, ti ricordo che non solo ho 100% win ratio con Vlad questa season, ma ti ricordo che non sono mai morto con Vlad. Non sono mai morto con Vlad negli ultimi 6 anni. Dottori, incredibile, vero? Chi dia player, ma ho fatto 10-0, ho fatto! Chi dia che cosa? Ero frontline il game di ieri di Vlad! Ragazzi, il 24, signori, agosto, EU Master, non so se me lo faranno streamare, non so se c'è il co-stream, ragazzi, non lo so, non so se me lo faranno streamare, dottori, ok? Darkin, Kane, Broken, primo champion, Xerath, va bene così, se arrivo da dietro a uno Xerath, se arrivo da dietro a Xerath quanto lo squaglio, eh? E siamo i maestri del flank, gli dei del flank. Abbiamo imparato da Minus a flancare. Infatti Minus prima ha flancato ben... Quante volte hai flancato prima, Minus? Più degli OP a Leomaster. Ma non hanno ancora giocato a Leomaster. Giocano tra poco, giocano. È un predict. Penso Vlad sia good contro tutto, a parte Lulu e Jarvan, giusto? Contro Sona e Broken, contro MF è forte, contro Xerath è forte. Lulu, sì, Lulu sei top contro MM, credo mi faccia il culo. Però... Cristo Dio, e si vola! Tecnicamente in teamfight dovrei tirare dritto. Dovrei tirare abbastanza dritto, dottori, dai. Ciao, Lulu Vlad, però non lo conosco. È il concetto di... Lulu è bully lane come champion, ok? Quindi sai già che Vladir li prende il cazzo. Poi è skill matchup con te che hai sustain, ma è sempre skill losing. 1v1 non l'ammazzi. Teamfight, tecnicamente sai, avrai giocato contro una Lulu Sapper, no? Dipende se spreca la W. Dov'è l'anello? Il sigillo oscuro del Gister qua. Vado in crociera sul Mar Morto per vedere le persone dove le mando. Allora, si comincia. Sì, in zattera, chiaro ragazzi, in zattera. Altrimenti sarebbe troppo facile andare in crociera con una nave normale. Crociera in zattera con la canna da pesca. Vai lì, ragazzi, ovviamente peschi, no? Il Mar Morto è chiuso. Lo apro io come Mosè. Poi era Abramo, non mi ricordo più. With this staff, you shall do my wonders. Magister Elei, mia compagna, dice che sei un amante delle donne. Cosa risponde a queste accuse? Dipende dalla... È vero. Di quasi tutte. Di quelle legali. Questo intendo, naturalmente. Tutto nel... Aio, boy. Tutto nella norma, al momento. Botrin ci ha appena preso la bella double kill piccante. Grazie all'early gank di Jarvan. Magister sta suggerendo che con quelle illegali è solo sesso senza significato, dato no, che non le ama? No, come hai capito? Allora io voglio sapere il tizio che ha detto sta... Io voglio capire da dove ha tirato fuori questo mio ragionamento del cazzo. Da che cosa? Da che cosa hai letto questa cosa da quello che ho detto prima? Mamma mia, il cooldown di Vladimir, oh, che palle. Mamma mia, il regame veramente è una rottura di palle giocare Vladimir, però, Minutes. Oh, no, poi... Cos'è? Solamente da prendere il trade in faccia e curarsi di Q? Devo andare belli che in base, ragazzi, dai. Tecnicamente qua perdiamo un po', però chi se ne frega. Forse avrei voluto rimanere sotto torre. Non che mi importi molto, ragazzi, di una wave intera. Non che mi importi molto. Vaffanculo, la wave intera. Dovevo rimanere lì, ragazzi, dovevo rimanere. Questa cosa qua mi rimarrà sulla coscienza. Mi rimarrà sulla coscienza, assolutamente sì. Mi rimarrà lì, ragazzi, ma non importa. Perché, ragazzi, piano piano arriva il mietitore... Oh, vai! Il mietitore notturno. Jarvan bot.
Lasciamo una pink qua, lasciamo una war normale qua. Questo... non lo so. Dipende dal flank di Vex. Serie di uccisioni interrotte. Sembra un buon flank. 5 punti in Q e poi inizio a non perdere più in lane phase, immagino, meno giusto? Perché ho dei cooldown umani. Tra l'altro riusciamo a prendere un flash grazie a Nautilus. Buono? Pongo? Anche se no, anzi forse no. Ha flashato, ragazzi. Ma vai sotto! Oi, dorro. Vado. Buono, signori! Non so perché non sei andato sotto in precedenza. Probabilmente un po' di input lag nella tastiera, ancora una volta. Qua Minus ci insegna a fare questo. Poi, ovviamente, il Gister non è un filo di troia. Facciamo... maxiamo il CDR. Mietitore notturno! Mietitore notturno! Rabadon, Voistaff, giusto Minut, questo mi insegni tu, il danno più folle, vero? Bene, prima Q e poi dovevo insieme. Cosa vuoi insegnare, Ciro, che sei Diamond 3 One Trick Fiddlestick? Se sai giocare meglio Vlad, Ciro, giocalo. Se sapete giocare meglio Vlad, giocatelo, vediamo se vincete a Master come faccio io. Non importa che sapere giocare il campione meglio di me se il vostro macro è Iron 4, ricordatelo. Il macro per ora non perde la... ragazzi, con Vlad se non perdi l'arena hai vinto il game. Sei il team umano. Contro una Lulu che è early game bully laner. Che cazzo state a dire? Giocate contro Lulu top e vediamo se non vi bull out. Mi cariano. Quindi? Team è even, eh. Non è che 6-7-0 non è even. 10-6 il team. Non è open win. Non rompete il cazzo. Open win è 15-0. Questa me l'ha insegnato Ciro Cucù. Bene, signori, bene. Saliamo qua. Cliriamo sta wave e leviamoci dai coglioni. Bravissima qua Vex. Ovviamente il mio bait nel non andare in. 500 gold. Ciro Cucù eroico. Ma cosa ha fatto Ciro? Non ho mai segnato Ciro. Sono io che ho premuto le spell. Che cazzo ha fatto? Ha scritto una roba, ha scritto. Leggenda. Oh no. Guardate come si gioca, guardate. Mi fate un applauso, per favore. Mi fate un applauso, lo capite il macro gap? Lo capite il macro gap tra me e gli altri Vladimir player? La capite la differenza tra me e Minutz come giocatore? Spero che sia palese. 2700 gold! Ancora! Unkillable Vladimir God! Zero morti in due Vlad game per ora. Ripariamo il Rabadone. Ora potrei giocare agro. Ho un item intero contro mezzo Moonstone, prego, credo. Dovrebbe essere una full tower top questa, quindi worth. Vediamo se crolla entro i 14.00. Sembra di sì. Molto. Non è crollata prima. Vado verso bot, ragazzi. Perché cerco una giocata verso bot e adesso verso mid. Abbiamo il mezzo bastone colossale qua. Il mezzo Rabador, camminiamo verso mid. Coming. One item and I'm in spike. You know, coach, best support. What's up, Six Auxax? How is going? How are you doing? Are you doing good? No, just like trolling. Since I'm a bit low elo at the moment, you know, Master 50, Master 100. I'm waiting till playing support in Iger Elo. Master 150, huh? Look at this plane coming. You like it, huh? The aggressiveness of the Gister himself. Qua, signori, andiamo a aiutare la torre mid. Niente applausi, ragazzi. No applause. No need of applause. I know I'm the best. Relax. Calmi, signori, calmi. Andiamo alla torre. Oddio. Grazie, Nautilus. Grazie. Un applauso, per favore. Gentilissimo. Mm.
riesco a farmi i cazzi miei. Potevo recollare e rimanevo... E rimanevo undefeated. Non potevo recollare, porca puttana. Purtroppo crolla dopo 40, 50 minuti totali. Due game. Crolla per la prima volta il Vladimir. Ma crolla con una play che rimarrà, con un flash che rimarrà nella storia, ovviamente. Perché se cadiamo, cadiamo con le play leggendarie. Cerchiamo di arrivare a Ravado, ragazzi, così possiamo fightare. Impara, Minus, impara questo incredibile... slancio che ti contraddistingue, vecchio. Sei sempre un passo indietro, e questo è il punto, Minus. Sei ok come Vladimir. Chiaramente sei sempre un passo indietro. È il passo che ti manca. È il passo. Posso consigliarti le Puma, eh? Va bene, dai. $800 gold, ragazzi, 800. Ora inizia a essere broken blood con tutti questi cooldown bassi, eh. Tuttavia non abbiamo ancora il danno, signori. 400 gold and I can fight. Drago, facile, facile. Ci siamo, 100 gold, ci siamo, signori. Possiamo iniziare a giocare a League. Gli avversari stanno tremando. Boitiwa avversari, signori. Certamente copricapo in testa Rabadon Sao. Ora un voidettino nel caso, ma intanto, ragazzi, non serve, perché basta questo Rabadon. Andiamo. I'm a Vladimir player! Look at this! Sono un Vladimir player, signori, eh? Clamoroso! Lo stesso livello intellettivo, eh? Chi l'avrebbe mai detto? Sono un Vladimir con il macro, sono The Shy! 2000 gold, direi di beccare, ragazzi, dai, abbiamo mezzo void. Allora, abbiamo un... rovina, vendiamo. Abbiamo una Blasting Wand, ma che distruttiva, ragazzi, questo fight è palesemente la parola fine. In un game dove abbiamo fatto 1v9. Immaginate che questa champion... Giocatelo voi, Vladimir, first time! Pezzi di merda! Eh? Chi di a player? Eh sì, è chi di a player quello che ho fatto lì 1v9, eh? Il timing perfetto del flank. Usciamo top, ragazzi. Abbiamo 600 gold intanto. Uscio la prossima e gruppo. Cerco flank sulla torre. No, non serve. Vado io qua dietro. Potrei beccare per il void, ragazzi, ma mi faccio la torre top. Flanco tra 50 secondi quando l'ult. Dovrei beccare, a dire la verità, eh. Non ha senso rimanere se non ho l'ult. Andiamo per il drago. Va bene, Zonia, ultimo getro, torre, Minus, che mi consigli? In caso faccio anche un spirito cosmico, dimmi tu, dimmi tu. Aspetterei 50 secondi per il fight adesso. Bella magister. Oh,
Non dovevo flashare qua, dovevo lasciarlo vivo. Dash the blood with the game. Grazie! Grazie, Venus! Grazie! Questo per farvi capire, ragazzi, fregatevene se vedete Vladimir un KLPin Challenger. Cioè, ragazzi, sto facendo sti game qua e ho, penso, 3 ore totali su Vladimir come campione. Immaginate chi ne ha 5.000. Cioè, è quello che sto cercando di dirvi, ragazzi. Ok, bravi, 1.000 LP, ma non ha senso. Però va bene così. Bravi, ovviamente, che avete masterato Vlad, per carità. No, Venus, è una riflessione abbastanza seria. C'è Elite 500, altra gente random. Ma vale per tutti i champion one trick, ragazzi. Chi è Grandmaster o Master, ragazzi, è un D1 player e basta. Anche di più, eh. Ma anche se sei un Twitch one trick, quelle robe lì. Se masteri un campione meccanicamente perfetto, puoi essere quello lì anche senza macro. Ricordati, io che non ho meccaniche su Vlad, ho solo il macro, ragazzi. Sto vincendo solo di flank. Non so neanche fare le spell, non so neanche. Fallo, che faccio? Danno al Nashor faccio. Qui è tipo la cosa più fortunata di sempre. Questa è la cosa più random, dovevo morirci, ma proprio... È ancora vivo questo! Oi, dottor! Volete vedere più Darkin, vero, signori? Sì, sì! Volete vedere più Darkin, ragazzi, vero? Bravo il tizio di Riot Games! Vogliamo proprio vederli, Darkin! Bravo Magister, non vedevo succhiare così bene da quella volta con mia madre. Ma... Bravo, Fragola ti ha palesemente carriato. Sì. Cazzo. E... Bene, signori, 11-1-6. Facilissimo. 3 livelli avanti. Bene. Prova definitiva. E questo è un campione. È un campione facile. Mi spiace meno. Questa è la verità. È abbastanza una prova. Queste sono 2 game di fila. Un game non fai una prova, non fa una prova. 2 game fanno una prova. Top damage il game. Giocato frontline a flashare in mezzo al fight. Cosa vi avevo detto? 3 game persi open. Il Magister non ci sta. Il Magister gli parte la molla al mental. Bam bam bam. E via. Semplice. Minus. No no, Vladimir è astro complesso. Ragazzi, sempre detto, ma astro complesso come champion sono io che sono troppo forte. È Minus che è troppo forte. Io e Minus, signori, i migliori Vladimir d'Italia. Naturalmente, se io con Senna batto Minus con Vlad e io con Vlad batto tutti gli avversari, è ovvio, matematico, provato statisticamente, che il mio Vladimir è più forte di quello di Minus. Chiaro? Bene.